In questo video vorrei parlare di Cedric McMillan. Inizialmente volevo fare un video sul miglior tipo di bodybuilding possibile, oggigiorno, sempre riferito al fatto degli stomaci distesi, di come il bodybuilding sta diventando grottesco e quindi di conseguenza parlare di quello che secondo me è il miglior bodybuilder attualmente in scena. Poi c'è da dire che anche Cedric ha una leggera, ha un leggero caso di stomaco disteso, però molto molto meno, e comunque riesce a mantenerlo e contenerlo in maniera migliore di altri, oltre al fatto che il suo fisico è molto estetico, è una sorta di ibrido tra il classic physique e l'open class. Comunque, questa è la competition history di Cedric McMillan e vediamo che lui ha un palmarès di tutto rispetto perché ha vinto il New York Pro nel 2012, il suo primo show da pro. Poi è arrivato sesto al suo primo Arnold Classic, ha vinto il FIBO in Germania. Il FIBO è una fiera, forse tra le più importanti che ci sono in Europa. Poi però al Mister Olympia vediamo che i suoi piazzamenti non sono mai stati eccezionali. 12° posto, 7° e 10° quest'anno. Invece l'Arnold Classic è sempre andato abbastanza bene. Terzo, quarto posto, secondo nel 2016 dietro Kai Greene, primo l'anno scorso davanti a Dallas McCarver. E poi il suo piazzamento è scivolato decisamente al Mister Olympia perché è arrivato decimo. Poi con i potenti mezzi di paint ho aggiunto la vittoria a San Marino Pro. Questo per tornare al fatto che non ho voglia, non mi interessa investire sul mio equipaggiamento per fare questi video che faccio per piacere, non per piacere mio, si intende. E non tanto per guadagnare visualizzazioni, soldi o followers e iscritti. Comunque, farò un paragone tra il fisico di Cedric, come si è presentato. Prima metterò il Mister Olympia del 2016, del 2017, e l'immagine successiva sarà l'Arnold Classic Ohio, che ha vinto. Come voi saprete, l'Arnold Classic Ohio è il più importante tra gli Arnold Classic ed è il secondo show per importanza nel mondo del bodybuilding. Per me Cedric McMillan è una specie di Guarin. Non so se voi seguite il calcio o vi ricordiate di Guarin, che era un calciatore dell'Inter, era un centrocampista che è molto forte, però molto molto discontinuo. Quando azzeccava le partite era davvero in forma, poteva giocare in qualsiasi punto del centrocampo, anche spostato molto vicino all'attacco. Però, cavolo, quante volte sembrava che non avesse voglia di giocare o che non fosse per niente in forma. Un rendimento davvero altalenante. Anche quello di Cedric lo vedo più o meno simile. Comunque, questo è un front double bicep al Mister Olympia. E che ovviamente è una buona posa vedendola così. Però poi, se poi la paragoniamo a quella dell'Arnold Classic, vediamo che c'è una totale differenza. C'è molta più separazione, soprattutto nei bicipiti. Qui non so se sia anche una questione di luci, però è il giorno e la notte. La separazione dei quadricipiti è molto migliore, è definito, è pieno. Forse in questa posa gli addominali non risaltano molto rispetto a quest'altra, però è decisamente una posa migliore. Front lat spread, forse non è la sua posa migliore, almeno con questa inquadratura dal basso verso l'alto. Però più o meno è sempre lo stesso discorso. Anche qui vediamo proprio ci siano anche striature ben visibili nel petto, nei deltoidi, vascolarizzazione decisamente maggiore, definizione maggiore, separazione maggiore nei quadricipiti. Qui striature non mi sembra di vedere da nessuna parte. Vedete, guardate bene il petto qua e i deltoidi, e guardatelo in questa foto invece. Questo è un fisico che potrebbe vincere il Mister Olympia. Diciamo che il suo fisico non è
il migliore in ogni posa, cioè secondo me ogni posa di Cedric può essere battuta da un altro bodybuilder X. Però il pacchetto totale è completissimo, forse il più completo. Solo che ovviamente non arriva mai perfettamente in contest shape. O almeno quando ci arriva, succede una volta su 10. Questo è un side chest molto molto buono. Però anche qua, il giorno e la notte di nuovo. Questo è Mr. Olympia. E questo all'Arnold Classic. È molto più pieno. Vedete anche il petto, come esplode qua. E anche le braccia, cioè questa è una posa per il petto. Però in ogni posa uno deve tener conto di tutti i muscoli. Uno deve tener conto del petto, sì, ma delle braccia e soprattutto delle gambe. Lui ha delle ottime gambe, ha un'ottima separazione nelle gambe. Beh, per chi non lo sapesse, la separazione è la separazione tra i muscoli, il modo in cui si possa distinguere ogni singolo muscolo da un altro. Anche qui ce n'era abbastanza, però sicuramente di meno. Questo è un side tricep. E questo è il side tricep dell'Arnold Classic. Io adesso non so davvero se sia una questione di luci, ma non credo, e di ombre, perché ogni posa dell'Arnold Classic è decisamente migliore di quella del Mister Olympia, tutte e tutte quante. E parlo soprattutto dei dettagli del fisico, cioè le striature e le altre cose di cui ho già parlato. Back double bicep. Qui diciamo che secondo me la schiena è il punto, non dico peggiore, però diciamo il meno forte che ha Cedric. Qui non vedo per niente dettagli, non vedo per niente separazione. Un po' nei tricipiti sicuramente, non c'è una grande definizione dei glutei. Poi vabbè, i polpacci non sono il massimo, però la maggior parte degli uomini di colore hanno polpacci molto più alti e meno sviluppati dei bianchi, non so per quale motivo. E questo invece è il back double bicep all'Arnold Classic. Vediamo che c'è molta, ma molta più separazione tra tutti i muscoli. Guardate un po' il trapezio, la zona inferiore della schiena, anche i deltoidi. E guardate qui, ci sono proprio, si vedono bene i solchi, la separazione dappertutto. E anche i glutei. I glutei diciamo che sono il muscolo che ti fa capire quanto un bodybuilder è separato e definito. E anche questi dettagli nei femorali qui non si vedono. Back lat spread del Mr. Olympia, stesso discorso del back double bicep, praticamente tutto quello che ho appena detto da copiare e incollare anche per questa posa. Non credo che queste foto siano state modificate, però sono tutte quante foto prese da Flex, dai fotografi di Flex. Quindi, anzi, proprio dallo stesso fotografo, da questo Per Bernal. Quindi abbiamo lo stesso bodybuilder fotografato dallo stesso fotografo. Quindi immagino che sia stata usata la stessa strumentazione, più o meno. E anche qui stesso discorso. Non ci sono molti dettagli, non c'è molta separazione, non c'è questo effetto del muscolo che salta fuori. Non c'è una grande definizione nei glutei, nei femorali. E invece qui c'è praticamente tutto. Rispetto al back double bicep, sempre dell'Arnold, c'è un po' meno, ci sono alcuni dettagli in meno nei femorali. Però i glutei sono decisamente migliori, la schiena è decisamente migliore, molto più separata. Però le pose di schiena secondo me non sono le migliori di Cedric. Questo è un abs and thighs, abdominal and thighs. Una cosa che mi piace di Cedric è che riesce a tenere le pose senza essere sofferente, senza avere una faccia sofferente. Per capire quello di cui sto parlando basta che vi cerchiate una pose in routine di Rolly Winkler. Lui quando fa una posa c'ha questa faccia proprio
con gli occhi chiusi, sofferentissima, e si vede che non ce la fa a tenerla bene, soprattutto anche perché deve contenere lo stomaco. E invece Cedric ce la fa abbastanza bene in tutte. E anche qui, cavolo, guardate, stessa posa. Guardate come si vede bene la differenza. È più definito qua, si vede proprio bene nella zona della vita, che è un po' più stretta all'Arnold. Gli addominali sono molto più contratti, più uniti. La separazione dei quadricipiti è ottima. E lui ha proprio delle belle gambe. E questa è una Most Muscular. Forse la sua migliore posa al Mr. Olympia è questa all'Arnold Classic. Non credo che queste foto si spieghino da sole, però ovviamente sto aggiungendo qualche mia riflessione. Diciamo che non è arrivato al top al Mr. Olympia. Anche lo sguardo è un po' più sofferente nelle pose del Mr. Olympia rispetto a quelle dell'Arnold Classic, dove è più sorridente, più tranquillo. Si vede che si sta sforzando di meno per tenere le pose, e le pose escono anche meglio. Guardate tutte le striature che ci sono nel petto, nei deltoidi. È un bodybuilder davvero completo. Purtroppo non sempre arriva in condizione. Questo sicuramente lo penalizza molto e non so se farà bene all'Arnold Classic, tra qualche settimana, però io ovviamente lo spero tanto.